I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30 e buonasera, benvenuto e finalmente Monsignor Zuppi, perché l'aspetto da tanto tempo. Allora, come sapete, è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e è appena uscito il suo nuovo libro che si intitola Dio non ci lascia soli, riflessioni di un cristiano in un mondo in crisi con PM. Qui ci sarebbe da discutere per ore, caro Monsignor Zuppi, ma avremo modo. Paolo Mieli, buonasera, bentornato, editorialista del Corriere della Sera. Marco Travaglio, ciao, direttore del Fatto buonasera. Quotidiano. E quindi tante domande per il Monsignor Zuppi, subito dopo la pubblicità. Allora, Matteo Maria Zuppi, come la devo chiamare? Cardinale, Monsignore? La cosa più corretta sarebbe Don Matteo, Eminenza. Don Matteo, mi dicono che va, diciamo, una certa Don Matteo, quindi, è bella, Don Matteo però, è meglio. Com'è? Don Matteo è meglio. Cioè, Don Matteo, Don Matteo, certo. Vediamo. Se intanto cominciamo e poi vediamo come viene. Per non fare pubblicità alla RAI. Vedi? Senta, allora, intanto ricordavo all'inizio che è appena uscito il suo nuovo libro dal titolo Dio non ci lascia soli, sottotitolo Riflessioni di un cristiano in un mondo in crisi, pubblicato da PM. Allora, lei dice di essersi ispirato per scrivere questo libro anche alle tante domande che le vengono fatte quotidianamente. Mi dice qual è la domanda più frequente? Il male. Perché c'è il male? Anche perché purtroppo ce n'è tanto. Ci andiamo a sbattere tutti quanti, lo sperimentiamo dentro di noi, lo sperimentiamo fuori di noi e forse siamo più vulnerabili. Il male c'è sempre stato, accompagnato la vita. No? Ma lei alla domanda perché c'è così tanto male, c'è il male, cosa risponde? Beh, in due modi. Uno che è un mistero, che è il mistero del male. E dall'altra che forse pensiamo di poterlo vincere e non ce ne accorgiamo di meno, e quindi alla fine c'è più male e c'è meno resistenza, c'è meno capacità di affrontarlo. Senta, le voglio chiedere della guerra, perché anche oggi in furia la guerra israelo-palestinese, a proposito di male, e se ieri che oggi i militari israeliani hanno violato quello che dovrebbe essere un santuario inviolabile, cioè un ospedale, nel caso specifico quello di Al-Shifa, anche perché gli israeliani dicono che lì sotto c'è il quartier generale di Hamas. Ora, lei rappresenta i vescovi italiani che hanno chiesto ieri un immediato cessate il fuoco. Il premier israeliano Netanyahu continua a dire no. Cosa potrebbe fargli cambiare idea, secondo lei? Difficile rispondere. Forse se anche tanti lo chiedono, e anche con maniera più convincente, ecco, diciamo così, è chiaro che lui deve tornare con il motivo per cui ha aperto il fuoco, che è neutralizzare Hamas. Soltanto che se neutralizzare Hamas significa 10.000 morti, è chiaro che questo ha un prezzo enorme che si paga, del motivo che paga il popolo palestinese, del motivo per cui il Papa, noi abbiamo ripreso l'appello del Papa che insistentemente tutte le domeniche non fa altro che chiedere questo. Quindi che cosa può farlo smettere? Forse la consapevolezza che combattere il terrorismo non è mai una cosa che si esaurisce in un'azione, a mio parere tanto più in una guerra. Il terrorismo richiede, come credo che da quello che si è letto sui giornali, anche molti americani gli hanno detto, stai attento a non fare gli stessi errori nostri. Il terrorismo è il terrorismo e va contrastato con, e anche forse bisogna sconfiggerlo facendo il contrario,
togliendo i motivi per cui il terrorismo cresce. Tra l'altro ricordiamo che è in corso un gabinetto di guerra e uno dei leader, dei capi di Hamas che sta a Doha, Haniyeh, ha detto che se il nemico vuole una lunga guerra siamo pronti e che Israele non ha raggiunto i suoi obiettivi. Ora è sempre difficile da giornalisti districarsi nelle propagande di guerra. Le voglio ancora chiedere una cosa, siccome lei andrà in Terra Santa e chiederà di incontrare il premier israeliano e quello palestinese, no, il presidente Abu Mazen? Assolutamente no. Perché dice assolutamente no? È andato a fare l'inviato speciale del Papa per la guerra in Ucraina. E basta, avanza ed è quello, ed è una cosa molto specifica che è nata dalla passione del Papa per la pace e per non arrendersi alla guerra, non accettare che ci sia la guerra e che non si possa fare niente. Ma nel caso della guerra israelo-palestinese non è che il pontefice si arrenda. Certamente, alla guerra, no? ha molti modi, molte persone, alla diplomazia della Santa Sede che è instancabile e che certamente ha per esempio un rappresentante straordinario che è il cardinale Pizzaballa, che è il patriarca dei Latini che sta a Gerusalemme e che in queste settimane così tragiche ha avuto delle parole di grande lucidità, di grande fermezza e con una conoscenza molto... Un grande conoscitore, sì. Assolutamente sì. Comunque, se avendo cristiani che... suoi in, certo. In Striscia di Gaza. Certo, certo. Senti, Marco Travaglio e poi Mieli. Allora, sia sul caso della... guerra in Ucraina, che con questo conflitto israelo-palestinese, chi invoca la pace o anche solo un cessate il fuoco viene accusato di essere ambiguo oppure filo Hamas nel caso del conflitto a Gaza. E c'è stato, abbiamo anche sentito e letto chi ha attaccato Papa Francesco per una presunta equidistanza e equilibrismo. Ora, ha ragione il Cardinal Zuppi quando dice che la guerra è un virus popolare? Credo di sì, e credo che questa rappresentazione macchiettistica di chi chiede la pace, come se fossero sempre delle anime belle un po' idiote, un po' imbecilli, no? Che sognano un mondo tutto rose e fiori, con i fiori nei cannoni al posto delle bombe, insomma, vengono sempre descritti come dei deficienti. In realtà, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, hanno dimostrato di avere ragione, perché fin dall'inizio si è detto la sconfitta della Russia è impossibile. Le ragioni per cui è scoppiata quella guerra esisteranno anche dopo. Se si fosse messo mano alle ragioni che hanno scatenato l'invasione di Putin, si sarebbe evitata la guerra, con la neutralità dell'Ucraina, con l'autonomia del Donbass. Non si è voluto fare nulla, si è fatto di tutto per spingere Putin a invadere. Ha invaso e adesso tutti quelli che dicevano avanti con le armi anche per 20 anni fino alla sconfitta della Russia si mettono a ridere di fronte all'ipotesi di una sconfitta della Russia e dicono che ci vuole un compromesso che tenga conto della situazione del campo, dei rapporti di forza e che salvi quel che è possibile salvare in termini di vite e di pezzi di Ucraina ancora integri. A questo credo che si arriverà. Penso che con i tempi inaccettabili a cui siamo abituati, perché se a questo si fosse pensato un anno fa avremmo risparmiato 200.000 morti, se ci avessimo pensato 2 anni fa avremmo risparmiato più di 500.000 morti in Ucraina, e credo che alle stesse conclusioni si arriverà purtroppo con tempi inaccettabili anche a proposito della cosiddetta guerra di Israele ad Hamas, quando ci si renderà conto di quello che diceva il cardinale Zuppi, e cioè che il terrorismo non si combatte con i carri armati tra le viuzze e i tunnel e gli ospedali e le scuole di Gaza. Si combatte tagliando l'erba sotto i piedi ai terroristi, cioè togliendo loro il brodo di coltura che fa sì che siano così popolari e così pieni di sostenitori e di kamikaze.
e cioè bisogna portare soldi, bisogna portare investimenti, bisogna far star bene i palestinesi per fargli capire che gli conviene stare dalla parte della democrazia anziché dalla parte del terrorismo. Con investimenti, non con bombardamenti. I bombardamenti produrranno un'altra Hamas nel caso in cui venisse sconfitta questa. Invece facendoli stare meglio probabilmente si farebbe il peggiore favore, il peggiore regalo avvelenato ad Hamas, perché si toglierebbe ad Hamas quell'aura di eroismo che si è guadagnata soprattutto grazie alle colpe di questo governo israeliano e anche in minore parte dei precedenti, e quindi capirebbero allora che conviene anche a loro vivere in pace. Paolo Mieli, sei perplesso, ti trovo un po' perplesso, no, e ti volevo anche chiedere se trovi ambiguità nel pacifismo oggi in Italia. C'è qualcuno che sta inquinando il dibattito, perché è un dibattito molto delicato e molto difficile. Per essere franco, visto che sono qui davanti a me, non trovo ambiguità né da parte del Cardinal Zuppi, intendo per lui tutta la Chiesa, perché l'atteggiamento è coerente, né glielo voglio dire pubblicamente da parte di Marco Travaglio, perché pur pensando le cose che ha appena detto, però svolge quotidianamente un'opera di chiarezza sulla storia, come si è arrivata, anche in urto con la sua comunità di lettori, che mi colpisce perché è una cosa rara nel giornalismo italiano. Cioè nel giornalismo italiano tutti allisciano il pene ai lettori, gli dicono qualsiasi ma cosa. Ma perché pensi che sia in urto? Perché c'ha qualche opinionista lo vedo dalle lettere che riceve. No, da lui, dalle cose che lui stesso ha scritto. Adesso non mi fate fare la trasmissione su Marco Travaglio. Adesso però non parliamo di Marco Travaglio. Ogni giorno è costretto a rispondere alle lettere e lui sì, pazientemente risponde. E ripeto, facile farlo. Io penso nel merito delle risposte alle cose che pensa Travaglio. Ma non gli faccio i complimenti per questo, gli faccio i complimenti perché lo fa contro una comunità di lettori. Ma veniamo, allora qui mi devi dare 50 veniamo secondi. Veniamo all'ambiguità dei pacifisti. Ripeto, non ci sono pacifisti ambigui in questa... L'abbiamo detto. Perché ti devo fare in 50 secondi la storia della Chiesa e di Israele. 1904, Pio X, guarda io faccio in 50 secondi, lo sai che è il mio mestiere, Pio X riceve 6 mesi prima che morisse Theodor Herzl, cioè l'autore del sionismo, e lo mette quasi alla porta, soprattutto quando Herzl gli dice che Gerusalemme dovrebbe essere... 1938, la Chiesa di fatto appoggia le leggi razziali, anche se ai miei occhi, lo voglio dire chiaramente, si riscatta ampiamente con l'aiuto dato agli ebrei durante gli anni dell'occupazione nazista. È una questione controversa, la questione più dolce, sì. Ma per me. 1961-1965 sono gli anni in cui viene scritta la nostra Aetate, che il documento fondamentale nella storia della Chiesa per ripudiare l'antigiudaismo in ogni sua forma, e investe due papi, Giovanni XXIII e Paolo VI. Ho finito. No, perché pensavo al cardinale Zuppi. Ma lui la conosce questa storia? No, credo che la conosca meglio di te. Beh, ma gli spettatori... È molto, molto informato. Tranne che proprio 11 per le leggi razziali, ecco, disse noi possiamo non dirci spiritualmente semiti. Cioè in realtà sì, è vero, molto... però insomma questo è 1994, Giovanni Paolo II, riconoscimento dello Stato di Israele e scambi di ambasciatori, ma soprattutto 2014 è avvenuto un fatto fondamentale nella storia, per quelli che conoscono questa storia, cioè Papa Francesco è andato a Gerusalemme, è andato allo Yad Vashem e poi è andato sulla tomba di Herzl e ha deposto dei fiori, se non erro, su quella tomba, ha reso omaggio alla tomba di quello lì che era stato quasi cacciato da Pio X 110 anni prima. Tutto ora, ciò per dire? Per dire che quelli che dicono no, io non sono antisemita, sono antisionista, voi ve ne rendete conto che dire che sembra un gioco di parole, un allevamento, ma dire io sono antisionista vuol dire cacciare tutti gli ebrei in mare dalla Palestina, cioè questo slogan non sono antisemita, sono antisionista
è uno slogan maleodorante. Questo... È d'accordo, Cardinal Zuppi? Dunque, innanzitutto, una prima cosa sull'antisemitismo, bisogna avere una fermezza, una chiarezza, perché può trovare sempre del qualcosa di maleodorante o delle... Mentre invece, no. Punto, punto. E basta. Dopodiché io posso non essere d'accordo sulle politiche di Israele, di quel governo di Israele, eccetera, eccetera, ma questo non autorizza mai. Sul problema della differenza, diciamo così, tra il sionismo e il mondo ebraico, chiaro che purtroppo sono quelle cose che tendono a coincidere. In realtà non è che io posso essere ebreo, appartenente al popolo ebreo, e non essere sionista. È evidente. Ma quella deposizione di fiori sulla tomba di Theodor Herzl, che voleva dire da parte del Papa? Non lo so. Come credo, non lo sa? Lei lo sa e non me lo vuol dire. Credo che sicuramente era un atto di omaggio soprattutto sulla realtà che è lo Stato di Israele, che appunto, anche se, come sappiamo... Parliamo sempre di Terra Santa, perché finché non si risolve tutto certo, il problema... c'è una parte di contenzioso ancora aperta, ma... Ma certo. Allora, questo mi porta, non so come, ovvero so come, a parlare di immigrazione. Lei se ne occupa tantissimo, la Chiesa Cattolica se ne occupa tantissimo di questo fronte, e lei è stato piuttosto critico con l'accordo, e così veniamo invece alla storia di questi giorni, ha criticato l'accordo di Giorgia Meloni con l'Albania, no? Dove verranno costruiti due centri dove porteremo i migranti raccolti in mare dalle nostre navi, eccetera, eccetera. Che cosa c'è che non va? Dunque, io ho risposto a caldo, perché poi l'avevo letto sui giornali, che comunque il fatto che noi andiamo a costruire dei centri o portiamo quelli che sono nostri, perché sono comunque sia nostri, in un altro paese fuori dall'Unione Europea per adesso, e voleva dire che noi non siamo in grado, oppure che pensiamo che ci sia un'opportunità lì in particolare, noi non siamo in grado. Poi siccome credo uno dei problemi più grandi è che dobbiamo affrontare in maniera sistemica e non opportunistica, e siamo in ritardo di 40 anni, visto che il problema non è di oggi e non credo che finisca domani, a maggiore era questa la domanda. Poi abbiamo detto, vediamo che cosa significa, perché in realtà che cosa davvero e quali saranno poi le modalità. Ecco, esternalizzazione, quello, ecco, vuol dire sempre che io non sono in grado, comunque, era questa la cosa. E poi abbiamo detto che c'è il problema dell'Europa. Perché in ogni caso... è lontano dagli occhi e lontano dal cuore, nel senso che se sempre, non li vedo... Sono sempre nostri, noi dobbiamo sempre trattarli, perché non è che ci pensano gli albanesi, poi facciamo fare, tra virgolette, agli stranieri, adesso, detto malissimo, facciamo fare i buttafuori, agli stranieri il buttafuori degli stranieri. No, non credo che sia questa la filosofia, e dire li mettiamo lì, ma comunque se sono... E noi dobbiamo farci legare. E qual è la filosofia, allora? Questo è quello appunto che dobbiamo capire, e anche le modalità. Perché dovevo dire che costruirlo, poi dovevamo mandarci il personale nostro, e quindi vediamo come funziona. Ma se funziona, si realizzerà mai secondo lei? Non lo so, giudicare dalla determinazione con cui è stato indicato, forse sì. Poi le modalità molto complicate, penso. Senta, ma perché secondo lei l'immigrazione è un'arma elettorale così potente, così efficace, mentre l'accoglienza è così impopolare? Perché non abbiamo creato un sistema che accolga e che garantisca chi viene e chi accoglie. Venendo dall'Emilia Romagna, dove l'altro giorno uno degli industriali dei più importanti, vicepresidente dell'industria, dice: abbiamo bisogno di manodopera, non riusciamo ad andare avanti senza. Allora è chiaro che c'è appunto un problema di un sistema che garantisca non si può aprire le porte a tutti, no? Non si possono accogliere nessuno, tutti. Credo, nessuno ha mai detto. Il problema è creare un sistema che garantisca. C'è uno slogan, diciamo, che la Chiesa italiana
negli ultimi anni ha ripetuto molte volte: liberi di partire, liberi di restare. Che vuol dire? Trovare delle garanzie, dare le garanzie per chi deve partire, per chi vuole partire, per chi ne abbiamo bisogno, perché ripeto, abbiamo un bisogno enorme. Sì, e sì, ancora l'affronto è solo di sicurezza e non è invece un affronto di sicurezza nostra, perché ne abbiamo bisogno, ripeto, e anche liberi di restare, quindi un investimento serio. Vediamo per esempio il piano Mattei, che dovrebbe essere il piano per l'Africa, che è una delle possibilità per cui dice liberi di restare, facciamo una cosa seria, che anche questo va visto che cosa c'è dentro il contenitore. Senta, Cardinal Zuppi, Dio, patria e famiglia, a proposito di slogan, le piace come slogan elettorale? Sono tre pezzi che vanno, tre pezzi importantissimi tutti e tre, non c'è dubbio. Sul Padre Eterno, molto importante, Padre Eterno per esempio sicuramente, almeno quello cristiano che si rifà a Cristo, sull'accoglienza non scherza, perché è una delle indicazioni più chiare. Ero straniero, mi hai ospitato, quindi non è che dice le quote, eccetera, eccetera, mi hai ospitato. La patria è importante, è l'appartenenza, poi quando questo diventa nazionalismo è molto pericoloso, la famiglia è importante, è molto importante. Diciamo che i rapporti tra i tre devono sempre essere visti molto bene, altrimenti è pericoloso, ma tutti e tre sono molto importanti e vanno vissuti bene tutti e tre. Viene da dire, però mi scusi, la interrompo solo un secondo, che siccome questo è lo slogan di Giorgia Meloni, e continua anche a ripeterlo, non penso che Giorgia Meloni guarda intenda che esattamente... Dio, padre e famiglia può essere lo slogan anche di Hamas, se volete. Perché... Ma poi soprattutto sono tre cose che direi che sono importanti tutte e tre. Il problema è come le viviamo. Dipende come le viviamo, certo. Come le applichiamo e come le interpretiamo. Marco Travaglio e poi Mieli. Ma sì, anche, possono essere anche lo slogan della mafia. La mafia ha un concetto di famiglia un po' diverso. Cioè, è chiaro che è importante riempire quegli slogan di contenuti per capire poi le differenze. Se sono principi che vengono enunciati per includere è un conto, se vengono enunciati per escludere tutti quelli che non fanno parte di Dio, della patria e della famiglia sono inaccettabili perché sono, oltre che atti cristiani, incostituzionali e noi ma secondo te non questo governo che uso sta facendo di questo slogan? Perché sennò rischiamo di uso, non capire. Ha un uso tragicomico, insomma, è evidente. Per quanto riguarda l'immigrazione... È paradossale il fatto che in Italia sia facilissimo arrivare illegalmente, mentre sia difficilissimo arrivare legalmente, perché abbiamo una legge in base alla quale se vuoi far lavorare qualcuno che sta qua lo devi mandare fuori e poi lo devi chiamare da fuori per farlo rientrare sempre che rientri, che è una cosa semplicemente demenziale. Dopodiché è anche vero che gli imprenditori di cui parlava il Cardinale, che cercano manodopera, non cercano la manodopera che arriva coi barconi, perché comunque qualcosa devono far fare a chi in qualche modo è già predisposto o preparato per farlo. Per questo servirebbe un sistema per far arrivare quelli che servono in maniera un po' meno farraginosa e tortuosa e anche sadica. Di quello che prevede la legge Bossi-Fini, che lo stesso Fini ha detto che ormai è superata. Dall'altro lato è triste vedere l'Europa che tollera l'esportazione dei migranti in Albania perché qualcun altro spera di trovare qualche altro paese che faccia la stessa cosa con lui, pur di non risolvere il problema degli accordi di Dublino che costringono i paesi di primo approdo, cioè l'Italia, la Grecia e la Spagna, a sobbarcarsi tutta l'accoglienza. Che è evidente che non possono sobbarcarsi da soli. Paolo Mieli, tragicomico sì. di Dio, patria e famiglia, di questo sì, slogan. Più comico che tragico, comunque ci sto, uso tragicomico, però non posso lasciarmi sfuggire l'occasione di avere il Cardinal Zuppi per chiedergli quello che gli hai chiesto implicitamente tu all'inizio. Lei, Cardinale, si è impegnato in una missione che non ha definito una missione di pace a proposito della guerra ucraina. È andato, l'hanno ricevuta Zelensky e Biden in persona, Putin non l'ha ricevuta. E, dopodiché non è successo nulla e si era però lei impegnato, aveva pronunciato parole per riportare almeno uno
di quelle migliaia e migliaia di bambini che per caso, adesso lo dico perché erano finite nelle mani dei russi e per caso sono finite da qualche parte della Russia. Le risulta che uno di quei bambini sia tornato a casa? Sì, noi non abbiamo mai detto e non lo diciamo. Allora lo dica, questa è una notizia. No, perché la parte umanitaria, quindi i bambini e i prigionieri, quindi sì, il lavoro continua tra le autorità ucraine e le autorità russe. Però qualcuno continua, è tornato? Parecchi sono state chiarite le posizioni e anche avviate alcune, aiutare a far ritrovare le famiglie, diciamo così. Perché sono tornati quei bambini in Ucraina? Sono tornati alcuni bambini in Ucraina che non... perché il problema non è che è una questione differenza, delicata, perché domani arriva la smentita di Zelensky. La differenza di fondo è dire... la risposta mi sembra chiara. Sì. No, la differenza tornati... di fondo è chiaro che per i russi non sono tenuti, prigionieri. Per gli ucraini sono prigionieri. Allora, il problema è trovare, rimettere assieme, anche perché non è che possono darli, non rimettere assieme con le famiglie d'origine. Ed è questo il vero problema, di ritrovare, e questo è un grande lavoro su cui le due autorità, cioè l'autorità ucraina e quella russa, con molta lentezza, stanno lavorando. Senta, ma questa guerra israelo-palestinese quanto durerà, secondo lei? Io mi auguro pochissimo, mi auguro davvero che ci sia, quanto prima c'è stato il fuoco, che si sappia trarre da questa tragedia di sofferenza terribile, centinaia di persone, un motivo forte per trovare una soluzione stabile, per scegliere finalmente di trovare una soluzione stabile che tolga il motivo che, come diceva prima Travaglio, che tolga la quindi due popoli, due stati? Questo è quello che è previsto da qualche decennio, che non è applicato, per di più, come sappiamo, difficilmente applicabile parte, oggi. Ecco, non è facilmente applicabile visto le costruzioni e l'occupazione, su cui anche lì le parole sono sempre state molto severe a riguardo, per cui bisogna partire da oggi, ma certamente bisogna trovare una soluzione, altrimenti anche queste morti saranno state inutili, lo sono sempre, ma la cosa peggiore è che non diano una forza, una spinta a trovare la soluzione. Questo non è che riguarda soltanto loro, riguarda tutta la comunità internazionale. Senta, Cardinal Zuppi, una cosa rapidissima sul premierato. Sa che adesso abbiamo la madre di tutte le riforme, come la chiama Giorgia Meloni, quindi la riforma costituzionale. Lei ha detto che bisognerebbe coinvolgere un po' tutte le forze politiche, sociali, insomma renderla, discuterne un po' di più. Ecco, è una questione di metodo o di merito? Cioè l'idea di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio le sembra una buona soluzione per l'Italia? È questo, direi di metodo per due motivi. Il primo è che la Costituzione nasce da un confronto altissimo, alto, di tante tradizioni, tradizione cattolica, tradizione comunista, socialista e la tradizione liberale. Al centro c'è la persona e soprattutto è frutto di questo grande... ma anche scontro, perché nella Costituente non è che... ma di arrivare a costruire qualche cosa. Io penso di avere lo stesso spirito. E questo significa anche coinvolgere le parti sociali, perché ci sia questo. Anche perché la Costituzione vuol dire le regole della nostra casa, non può essere fatta in maniera unilaterale. La seconda cosa, però qui è un problema dell'architettura costituzionale, se tu fai un pezzo... devi sempre tenere presente che ci sta tutto quanto il resto e quindi come minimo devi sempre tenere presente il delicato equilibrio che i padri costituenti, che sono stati veramente dei padri, che il gioco, cioè hanno guardato corretto, a noi, diciamo. Ah certo, noi dobbiamo perlomeno avere la stessa capacità, la stessa passione, la stessa visione, cioè essere davvero, cioè altrimenti non si fa. Le posso chiedere, le piace questa destra al potere?
Il potere è quello, quelli che sono le istituzioni, che rappresentano le istituzioni, sono gli interlocutori con i quali ovviamente parliamo, con cui abbiamo un'ottima interlocuzione per molti aspetti. Mi auguro che sappiano affrontare, faccio degli esempi di problemi che sono rimasti indietro, l'abbiamo detto anche al Consiglio adesso, all'Assemblea della CEI, la cittadinanza lo ius culturae, che è una cosa che nessun governo viene essere affrontata. La cittadinanza ai fini degli immigrati, la legge elettorale, che nascono, no? Qui, no? La legge elettorale che rapidissimo. Non è da poco, che tutti dicono che non funziona, ma forse potrebbe essere anche interessante affrontarlo considerando l'astensionismo. Che è una delle cose più pericolose di cui dobbiamo far fronte, la disaffezione verso chi ci rappresenta, e questo non va mai bene per tutti. La prossima volta che incontriamo i cardinali gli chiediamo anche dei B&B, bed and breakfast. Sì, lo so, ma tanti, ci sarebbero tantissimi temi da affrontare, ma adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci riporta in Europa. L'Europa sta provando a liberarsi di un tabù, quello del voto all'unanimità, che è tra le cause del suo nanismo politico. Oggi il veto di un solo paese basta a bloccare decisioni condivise da tutti gli altri, regola diventata insostenibile soprattutto nella prospettiva di un ulteriore allargamento a est dell'Unione. La settimana prossima il Parlamento di Strasburgo dovrà votare una storica riforma dei trattati che prevede non solo il superamento dell'unanimità, ma anche il rafforzamento delle competenze europee in materia di sicurezza e difesa, con l'istituzione di una forza armata comune sotto il comando della Commissione. All'Unione dovrebbero essere riconosciute maggiori responsabilità anche in altri settori cruciali come mercato unico, sanità, industria, giustizia e fisco. La riforma prevede anche, finalmente, una politica migratoria comune. Non si sa che indicazioni di voto verranno da Giorgia Meloni. Roberto Castaldi, direttore di Euractiv Italia, ricorda che nel 1984 Giorgio Almirante e la destra italiana votarono a favore delle riforme costituenti del progetto Spinelli e che in seguito fu un ministro del centrodestra, Giulio Tremonti, a rilanciare il tema della fiscalità europea e del debito comune. Oggi spetta a Giorgia Meloni e ai suoi parlamentari decidere da che parte stare, scegliendo tra retorica nazionalista e pragmatismo europeo. Sapendo che qualunque sarà il risultato delle elezioni di giugno, chi voterà contro la proposta di riforma sostenuta dai paesi fondatori dell'Unione sarà fuori dalla maggioranza che determinerà i dossier legislativi della prossima legislatura e la composizione della futura Commissione europea. Siamo in chiusura, allora grazie Cardinal Zuppi e ovviamente buon lavoro, so che la fanno lavorare come un mulo, come mi ha detto lei. Sono un mulo, io adesso. Ecco, e ricordo anche... Meglio un mulo che asino comunque. Sicuro, e questo bel libro, Dio non ci lascia soli, pubblicato da PM, Riflessioni di un cristiano in un mondo in crisi. Marco Travaglio, da domani c'è il tuo nuovo libro, Israele e palestinesi in poche parole, che viene anche distribuito con il tuo giornale, Il Fatto Quotidiano. E Paolo Mieli, tu hai scritto Il secolo autoritario, perché i buoni non vincono mai, pubblicato dalla Rizzoli. Grazie, grazie spettatrici e spettatori, linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita, quindi restate con noi e noi come sempre domani, 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.